Fatto tre film, no? Ho fatto tre film con Gabriele. Beh, è stato, diciamo, Gabriele è stato un incontro bellissimo quando l'ho conosciuto, perché la prima volta quando mi ha chiamato per fare Nirvana sono andato a trovarlo in un albergo, sono salito nella sua stanza, io non sapevo ancora di aver avuto il ruolo, mi aveva fatto leggere il copione, il personaggio si chiamava Joystick. Quando sono entrato, ho aperto la porta, lui mi ha visto e mi ha detto, ecco Joystick, diciamo, e mi ha abbracciato. In quell'abbraccio, in quel sorriso, in quella capacità di accogliere, secondo me c'è già parte, una grossa parte del mestiere del regista, che deve sapere accogliere i suoi attori. Cioè, insomma, in qualche modo l'attore quando recita, recita per il regista. Se il regista sta lì a guardarti per cercare di, per sostenerti, perché in qualche modo tu sei lui e tu però ti aggiri nel mondo e lui ti guarda dalla sua cabina, ti guarda e però partecipa con te, e sei il suo prolungamento. Se tu senti questo, senti anche il suo, come si dice oggi, endorsement, il suo sostegno. Se invece il regista sta lì a controllare se sbagli o meno, cambia completamente il modo di recitare, perché tu sai che chi ti sta guardando non ti sta guardando perché gli piace quello che stai facendo, ma ti sta guardando perché sta guardando. Ci sono dei registi che dicono, allora dai, falla. Come cacchio fai a recitare? Con uno che fa, no? Ecco, diciamo, Gabriele è uno, infatti si dice di Gabriele che sia un abile, abile anche nel mettere insieme quello che lui chiama, di metafore calcistiche, perché lui ama il calcio, lo spogliatoio, no? Gabriele mette insieme i suoi attori stando molto attento che tra di loro nasca un rapporto, perché mette insieme il gruppo. Poi ha fatto tre film con lui e mi avrebbe fatto piacere anche fare quelli del primo periodo, devo dire, no? Perché io ho fatto quelli, diciamo, del secondo, adesso Gabriele ce n'è un terzo, perché Gabriele è multiforme. Però avendo fatto io ho fatto, diciamo, Nirvana, poi ho fatto Dente, che era un film molto particolare, e poi ho fatto. Mi avrebbe fatto piacere anche stare dentro il Mediterraneo, quei film lì. Quelli della cosiddetta della fuga. Però sei Nirvana, che è il maggior successo commerciale di, finora di. Ah, sì, sì. Ma sono molti successi commerciali di Giovanni Veronesimo, anche. Vero. Manuale d'amore 3 poi è andato un po' meno bene degli altri perché a posto mio ha preso De Niro. E tu costavi troppo.